Eccomi qua, come ormai ogni giorno, in questi ultimi 3 giorni, nella pausa pranzo del Master in Ipnosi Applicata, la parte di tecniche ipnotiche. Sono qua perché vengo a fare un giro in Piazza Gaiolenti qui a Milano per rilassarmi, mangiare soprattutto. E oggi, invece di parlarti solo del coaching startup, ti parlo di una cosa che abbiamo fatto proprio al modulo di tecniche ipnotiche che stiamo facendo qui a Milano. Oggi abbiamo, anzi in realtà già da ieri e oggi abbiamo approfondito, abbiamo visto l'applicazione di una delle tecniche avanzate di programmazione neurolinguistica e ipnosi che insegniamo al modulo di tecniche ipnotiche, la Fuzzy Logic, nell'ambito del coaching e quindi di come utilizzare questo strumento, che è uno strumento estremamente potente di linguistica e di comunicazione, che al massimo fino a oggi qui in Italia è stato utilizzato in termini un po' di curiosità più che di effettiva competenza, per in realtà fare coaching alle persone. Per darti 2 idee, semplicemente, qui stiamo parlando di una modalità di comunicazione basata su un concetto di cambiamento non lineare e sull'idea fondamentale che nell'essere umano non ci sono, così come ovviamente nell'universo in cui viviamo, ma non viene insegnato normalmente, non ci sono elementi per determinare una logica 1-0, quindi vero o falso, ma ci sono infinite varietà di infinite gradienti di verità, e quindi lavorare su questo per aiutare la persona a ottenere risultati che siano duraturi e effettivamente efficaci. Detto questo, cosa c'entra con il coaching? Sai, la cosa fondamentale per un coach è avere una conoscenza approfondita di strumenti che permettono di aumentare il livello di tecnologia della mente che sanno applicare con le persone. Vedi per esempio questo grattacielo dietro di me, no? Il famoso grattacielo dell'Unicredit a Milano, si vede addirittura il logo, sto facendo pubblicità subliminale, attento. Comunque, scusa, questo era uno schizzo di pazzia che mi è venuto. Comunque, la questione è che molto spesso i coach utilizzano i soliti 2 o 3 schemi di coaching, non sanno utilizzare, non sanno integrare, perché non hanno le fondamenta per farlo, nell'ambito della loro carriera, nella loro attività, delle loro sessioni, strumenti più avanzati. Per cui che cosa succede? Succede che in breve tempo quello che fanno diventa vecchio, diventa superato, diventa noioso per i loro clienti, quello è il grande problema, o noioso per loro stessi. Ho conosciuto coach estremamente validi con 1 o 2 tecniche, skill a disposizione, che però dopo un po' si sono disamorati della loro attività. Qui invece bisogna comprendere che ci va creatività. Per la creatività, allora ti faccio vedere un altro grattacielo, questo si chiama, se non sei mai stato a Milano, si chiama il Bosco Verticale. Se vedi è pieno di alberi in verticale e la cosa meravigliosa è che un'idea come questa ha vinto fior di premi. Uno dice, ma scusa, in fin dei conti non hanno fatto altro che mettere degli alberi in balcone, che ci vuole? E che ci vuole? Dipende come la tecnologia, la capacità la integri con un qualche cosa che è ovvio, mettere gli alberi in balcone. Fare coaching è ovvio, il problema è che se non sai in profondità che cosa c'è alla base del coaching, non puoi innovarlo e farai semplicemente alberi in balcone. Poi qualcuno vincerà un premio internazionale a livello mondiale per un bosco verticale. Cosa vogliamo fare? Vogliamo vedere la parte non è nient'altro che, o vogliamo vedere la parte di creatività e la parte di genialità? Einstein pare che dicesse che la creatività è l'intelligenza che si diverte. E allora ti invito, se vuoi imparare a divertirti facendo coaching, usare la tua intelligenza in maniera divertente mentre stai lavorando e esercitando la tua professione, a iniziare a giocare, a divertirti, a guardare. Vedi qua dietro, per esempio, sempre in Piazza Gaiolenti, andiamo a giocare e a divertirci. E noi lo faremo insieme a Coaching Startup, dalla passione alla professione. Questa è la promessa che ti faccio: prendere una tua passione e farla diventare, o avere quantomeno le basi per farla diventare, una vera e propria professione, divertendoti e emozionandoti, ed emozionando il mondo. Perché?
perché il nostro obiettivo è cambiare il mondo e migliorarlo una persona alla volta. Vuoi venire con noi? Chiama i nostri coachmaker all'800 59 20 26. Intanto ti saluto. Ti invito il 2 e 3 di marzo a Milano. Vieni e scopri come fare il coach, la startup della tua professione di coach. Ciao ciao!